cosa è tagliare l'albero? E poi lasci le radici così? È una cosa che non sta in piedi. Poi i cittadini giustamente dicono, vabbè, l'abbiamo tagliato l'albero, e poi bisogna fare la strada. Certo. E questa ditta deve solo tagliare o potare. Questa è la preoccupazione dei cittadini, che dicono, come al solito, si fanno i primi passi, ma manca una progettualità complessiva. Verrebbe da dire, Ferdinando, che nel caso in cui volessimo lanciare un appello all'amministrazione municipale, in questo caso il 14esimo, è quello di chiedere di, insomma, mettere in atto tutte le operazioni amministrative necessarie per far sì che tutti i soldi che ci sono in questo momento per le diverse vicende che abbiamo visto insieme a te si possano portare a termine, compreso anche questo intervento di potatura e poi asfaltamento della strada. Senti, Ferdinando, c'è da dire una cosa. Vai. Che è importante. Qui in questo municipio si è fatta per 2 anni un'esperienza molto avanzata che si chiama Urban Center. Infatti è quello che ti stavo chiedendo per andare a chiudere la nostra intervista. Chiudiamo con questo racconto, vai. Questo racconto è che tanta società civile ha partecipato in questi 2 anni a veri e propri processi partecipativi, come nel caso del Forte Trionfale, dove si doveva decidere la destinazione di questi 9 ettari di parco del Forte Trionfale, più tutti gli edifici che sono costruiti all'interno di questo forte. Un processo che doveva essere chiuso attraverso una decisione di attivare un progetto di un co-working dentro al Forte Trionfale, 3 milioni di euro messi a disposizione dal progetto delle periferie urbane, messi a disposizione del governo per le periferie urbane, un progetto approvato che però non può essere applicato, quindi questi soldi potrebbero andare in cavalleria, soldi già stanziati che dovrebbero invece permettere proprio la nascita di nuove imprese innovative dentro al Forte Trionfale. Altra iniziativa, sempre sulle aree verdi, è il parco agricolo di Casal del Marmo, dove io sono presidente, dove ci sono grandi progetti che potrebbero permettere a quest'area verde, unica in tutta Europa, di un'area all'interno di un costruito urbano che è Palmarola, Ottavia, Montemario, Torrevecchia, Quartaccio e Torresina, sono 360 ettari che potrebbero essere portati a produrre derrate alimentari a chilometro zero, sarebbe... che potrebbero permettere l'occupazione di questi giovani di 150 o anche 250 unità. E sarebbe un grande progetto, Ferdinando. Magari noi possiamo tornare a parlarne nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nel caso in cui ci dovessero essere novità su questo punto. Non esitare a contattarci e magari torneremo a parlarne qui a testa alta, va bene? Noi siamo disponibili. Perfetto. Noi siamo disponibili perché ci sono anche dei fondi che sono stati investiti sempre dal governo centrale per le periferie, e proprio sul parco agricolo dovrebbero essere spesi 1.600.000 euro per rimettere a posto l'area degli orti urbani, che abbiamo un'esperienza anche da questo punto di vista unica. Sono 250 ortisti che stanno in una vallata, la vallata delle Campanelle, che dovrebbero nei prossimi mesi ristrutturare tutta l'area per permettere veri e propri orti urbani. Benissimo, il Ferdinando. Futuro sì. È rappresentato da questa agricoltura biologica e agricoltura a chilometro zero. Questa potrebbe essere una grande occasione. Anche da questo punto di vista bisogna fare in modo che le amministrazioni locali
siano in grado di utilizzare tutti i fondi e diventino attori. Ferdinando, noi dobbiamo salutarci perché stiamo arrivando in chiusura di puntata, quindi dobbiamo salutarci, ti ringraziamo per essere stato il nostro ospite stamattina. Ad aggiornarvi. Grazie mille, grazie. Ciao Ferdinando. Auguri e buon lavoro. Grazie. Ciao. Tanta voglia d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito. Dimentico quel tuo viso andando a piedi a Machu Picchu fino all'Africa. Come un povero Cristo con la sabbia dell'Egitto in una zattera. La sera vado a letto con le stelle e poi mi sveglio sull'isola che non c'è. Che non c'è più perdono né perché. Ho tanta voglia d'infinito ora che tu hai finito con me. Ho tanta voglia d'infinito ora che tu hai finito con me. Del silenzio e del sorriso su un'amaca. Divento re del Cipro, ballo il tango all'improvviso, salvo il Senegal. Non devo più promettere a nessuna di non fare tardi pagando a rate la luna. Non chiedo più perdono né perché. Ho tanta voglia d'infinito ora che tu hai finito con me. E prima di salutarci, prima di chiudere questa 12ª puntata di A Testa Alta, vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica roma@testaalta.gmail.com, nonché la nostra pagina Facebook A Testa Alta, dove potete riascoltare settimanalmente tutte le interviste. Ringraziamo quanti sono intervenuti oggi come ospiti e ringraziamo come sempre la nostra regia che ci permette di fare le cose per bene, per tempo e senza errori nella selezione dei brani musicali. quelli perché c'è una tua indicazione. Vero? Come sempre, noi torniamo la prossima settimana, sempre con Roma, sempre con la voce dei romani, ma soprattutto sempre a testa alta. Un augurio di buona giornata da Alessandro Cozza e Giorgio Carra. Ciao. Quando torna a casa è stanco, oggi è più contento perché ha fatto ambo. Porterà sua moglie a cena fuori per un giorno. A testa alta, gli eroi della giornata. A testa alta, conquistano la vita. Fieri come fiori, cresciuti sulla strada. A testa alta, comincia un'altra sfida. Si asciuga gli occhi, stacca dal call center, stende panni e lava i piatti. Non ha più il compagno, ma nei suoi tre figli trova quella forza che la fa andare avanti. Mario ha quattro denti, ma sorride spesso. C'è chi dice è furbo e chi lo crede solo matto. Parla un po' con tutti e grida sono ricco. Finché al mare il vento e questo cielo come tetto. A testa alta, gli eroi della giornata. A testa alta, e passa un'altra sera. Tra una piazza e un bar che non chiude quasi mai. Banche contro oro, sale, slot e benzinai. Schiere di serrande, di lampioni e falsi dei. Centri commerciali e succursali di usurai. Dai giardini verdi circondati da ringhiere. Tra le paraboliche e le croci sulle chiese. Bande criminali, comitati di quartiere. Gente che resiste e che continua a camminare. A testa alta, gli eroi della giornata. A testa alta, conquistano la vita. Fieri come fiori, cresciuti sulla strada. A testa alta comincia un'altra sfida.
testa alta finché non è finita, a testa alta e passa la paura.